Finalmente è arrivato il 28 luglio, il 29 luglio ed è Santa Sonia! Brava! Ed è il compleanno di Simona! Allora, adesso Alessia le canterà tanti auguri. Tanti auguri! Ma da sola? Dai! Eh sì, ho detto Alessia, dai! Dai che sta arrivando l'autobus! Tanti auguri! Manco mi sto guardando! Oh, guardala! Tanti auguri a te, devi esprimere il desiderio e devi soffermi in pace. Bene, con l'alito puzzolente sono le 8 di mattina. Con quale dentifricio, dillo? Elmex. No, quello dei bambini. No, quello di Alessia. Ah, ok. Ma fatti vedere, no? Sì, dopo. No, allora, dai, fatti vedere adesso. Stai zitta. Come ti senti con un anno in più? Ah, scusa, faccio vedere che siamo ad Agropoli. Quadropoli? No, siamo a Santa Maria di Castellabate, ma lì c'è un cartello. Vabbè, scusate. Veramente lei. Scusate, sto rincoglionita. Lì c'è un cartello Agropoli ed è Agropoli. Vabbè. Scusate, vabbè, dai. Girati verso la telecamera. Come ti senti con un anno in più? Ma non è cambiato niente. Come no? C'ho una ruga in più. Faccela vedere. Qua. Sicuro. Allora, quando mi accio esce. No. Alessia, guarda le mie sopracciglia. Simona ha delle sopracciglia di merda, cioè, perché Alessia non le ha fatte. Perché non c'è manco lo specchio per farmele. Non abbiamo né specchio né... No, però la pinzetta e le forbicine ce l'abbiamo. Perché ho fatto la sposa la settimana scorsa. No, io pure l'ho portata per te. Ah, vedi? Vedi chi ci pensa a me. Vedi, oh, che carine. Io ho portato solo quello. Ah, bene. Le mutande no. I miliardi di vestiti. Sì. No, fatti vedere. Dopo. No, mi stai... Allora, raccontate dove stiamo andando. Allora. Stiamo andando ad Agropoli. Ma è questo? No, dai, questo è un... Ma veramente è questo? Ma è una corriera! No, ma non è questo. Secondo me questo signore qua con... Ma è da prima che stanno qui. Ma secondo me sono qui. E andate a chiedere, dai. Ah, sì, sì, ci hanno indicato. Ma chi? Sì. Ma sti due? Sti due bagnanti? Sì. Oddio, questi non parlano manco italiano. Allora, siamo arrivate a Casalvelino. A Casalvelino. E dopo un tragitto, adesso Alessia vi descriverà come. Cose. Allora, il tragitto è stato molto bello, molto rilassante, con due belli ungheresi. Se avete presente 500 giorni insieme, dove c'è il video aspettative verso contro la realtà, no? Questa è stata l'aspettativa, adesso Simona vi racconterà la realtà. Niente, praticamente siamo andati con due ungheresi. Bulgari. Erano bulgari. Sì. Ah, buonanotte. Con delle facce bruttissime. No. Ci sono venuti a prendere. Non è vero, uno era anche carino. Ma dai, erano orribili. E appena sono entrati hanno chiamato la ragazza dove avevamo prenotato questo giro in barca. E ha detto, la prossima volta che ci mandi qua, diccelo, perché ci sono delle belle ragazze. Voglio venire tutti i giorni, veniamo pure domani. Già questo. Poi nel tragitto, cioè quella è una strada brutta perché è tutta curve, salita, discesa, a doppio senso, bruttissima. E questo correva come il pazzo, a un certo punto è passato un autobus della scuola. E noi ci siamo infilate, io ho dato un urlo. Loro a ridere. E loro due a ridere, loro due no. Cioè io l'autista non rideva. Vabbè. E poi siamo arrivati, se ne salvi, dobbiamo aspettare non abbiamo due. Ancora vomitato. No, però c'è un po' di acidità di stomaco. Quindi adesso andiamo a prendere un caffè così finiamo di vomitare. Ecco, bravo. Facciamo. Ok. Sta sciogliendo la frangetta. Allora, adesso Sonia, visto che fino adesso non ha parlato, ci dirà dove siamo. Lo so. Siamo in mezzo al mare, in fondo al mare. Non so, siamo tipo. Siamo
a Tonnola. È una bellissima giornata, stiamo percorrendo questi chilometri di nodi di mare. Chilometri di nodi. Vabbè, dai, è lo stesso. Sì, sì, così si dice. Di Nola. Posso dire una cosa? Sì. È che guardando nell'obiettivo ho un po' di ribrezzo perché Simona ha la mascherina di Chiara Ferragni, ragazzi. Ditele qualcosa, come devo fare? È bellissima, tiene, è tutta sbrilluccicosa, tiene l'occhietto. Che poi sta al contrario, vabbè, è uguale. E niente, mo noi ci faremo il bagno, io e Alessia. Allora, io in realtà non lo so perché ho paura. Ma di che? Che non riesco a risalire. Ma dai, sarà tanto di scaletta. E ecco qua, mo ci stanno le onde. Tutti aspettate? Sì, mezz'ora. Mentre Sonia non sono qua perché si è fatta intelligentemente il tatuaggio prima di venire a mare. E quindi se lo farà domani, ha detto. Domani te lo puoi fare. Sì, sì. Ha detto la settimana prossima, mancano 3 giorni alla prossima settimana, non te lo puoi fare. Non c'è grosso. Vediamo, vediamo se farà brava. Ma pure mo non ci sta. Cioè, andiamo sotto le grotte blu. Non c'è neanche uno squalo. No. Sono solo le meduse. Ma secondo voi ci sono i delfini? Sì, devono rispondersi in realtà. Sì. Ma secondo voi ci sono i delfini? Sì, no, forse. Sì, no, perché? No. Perché no, perché sì. E perché forse. Ecco. Comunque posso dire un'altra cosa? Non ci trovate ingrassati? Madonna, ma non no. Lo sentite. Hanno comprato una Nutella da 3 kg. Vabbè. E basta. No, veramente, io ho fatto un sacco di sacrifici per diminuire 1 chilo, tipo. Alessia. Sì, io lo chiederei allora se ci sono i delfini. E al sole chiedi. No. Alessia chiedi. Vabbè. Opa. Adesso Alessia cadrà in mare. E vi perderete un bello spettacolo. Joyter. Mi sembra Joyter. Dai. Scusi, salita sua. Delfini cose. Ma che sta le delfini? I delfini, non so dove parlare. Che figura di me. Dai, perché non ci stanno i delfini? Allora, ma io siccome non ci stanno lì a cinque. Mi piace la grotta azzurra. C'ho paurissima. Siamo su una spiaggia abbandonata e è molto bella, anche se l'acqua com'è le? È ghiacciata. Urla un po'. È ghiacciata. Che schifo. Che schifo. Una penna. Sono esemissima. Di piccione si è messa qua. Io ho rimorchiato. E abbiamo una teoria. Sonia, caccia le 2 pietre. Simona dice che queste pietre sono bottiglie di vetro che l'acqua ha consumato. Secondo me sono pietre del mare. Sulla barchetta che ci ha portato qui abbiamo conosciuto un pescatore che lo chiamano il pirata. Quindi dopo abbiamo fatto già una scommessa, dopo andremo dal pirata e vedremo se ho ragione io o ha ragione lei. Secondo me sono pietre, secondo voi? Sono pezzi di vetro! No, sono pietre. Sono pietre. Pietre magiche? Sono pietre! Non sono pietre! Oh.
cosa devo fare? Vabbè, il Tirana lo saprà.